Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo di nuovo su Raid 2, stiamo per affrontare la gara, la terza gara del campionato a 600-720 punti prestazione qui a Donington. E siamo con la nostra Yamaha R1 del 2002. Allora, ci buttiamo subito in pista. Allora ragazzi, questa è un testa a testa con il tipo sulla Ducati qua. Cazzo, sono entrato troppo presto in curva. Vai, vai. Mancano 40 secondi, dai. E vabbè. Possiamo usare un po' di più qua comunque, decisamente. Oh, cazzo, se non prendevo il cordolo. Ultimi 20 secondi. Bloccalo deficiente. Dai, 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 in accelerazione, cazzo, tutto sport viaggiante. Abbiamo finito. A posto. Sì, sì, ragazzi, abbiamo fatto abbastanza velocemente questa prova, ce lo siamo tolti di mezzo. Dovrebbe esserci adesso una gara singola. Vediamo. Ah, abbiamo finito la stagione, quindi possiamo andare a un altro evento a invito. Dobbiamo fare, se non mi sbaglio, l'evento numero 13. Eh sì. Con che cosa? Race Super Sports. Capita giusto a fagiolo, visto che ne ho due. Quale prendiamo? La Triumph o la Honda? No, dai, la Honda. Il circuito è quello del Nord-Est 200. Northwest. Quindi un circuito esistente veramente. Pieno di salti, tra l'altro. Marciapiede. E anche di marciapiedi. Sono tre giri. No, dai, come si fa a fare tre giri? È lungo 15 km sto circuito. Si vede che ci avviciniamo alla fine delle prove, ragazzi. Piano. Ok, che qua si zompa. Non si zompa, è bugia. Qualcuno è caduto andando su marciapiede. Capita spesso in questo circuito, ragazzi.
Ecco qua si zompa. Là. Mamma mia come urla, siamo a 2,90. Mi sa che ho frenato troppo presto, ragazzi, mi sa, eh. Tra l'altro, come vedete, ci sono dei rettilini lunghi chilometri. E poi ci sono curve da fare in prima. Una rotonda, prende l'uscita a destra, di merda. Vabbè no, è meglio di no ragazzi, soprattutto in questo circuito. Arriva una curva, adesso dobbiamo frenare. Bene, è andata bene. Vi chiederete perché conosco questo circuito. Semplicemente, ragazzi, perché nelle prove giornaliere una volta è uscito e per vincere non vi dico che cosa ho fatto. Praticamente ho steso tutti. Attenzione. Oh, e va a cagare. Scusate per il la terronia. Mi sa che oggi sto episodio lo dedichiamo tutto a questo. Lo sapevo. Sul muro pure la moto. Mamma mia. In un certo senso la prima parte del circuito è la più facile perché è la più lenta anche. Non ci sono sti lunghi rettilinei. Qua potevo tenere spalancato, però forse è stato meglio così. Devo usare molto il freno posteriore, ragazzi. Lo richiede il circuito. Va bene così. A cannone! Cannonucaz! Attenzione! E va a cagare! Sono salito troppo sul marciapiede là. Ok, un giro è andato, ragazzi. Io però voglio avere la mappa completa, non quella... sta cacatella qua, mamma mia!
Mamma mia. La velocità probabilmente poteva aumentare ancora i rapporti del cambio. Ragazzi, io freno tranquillo, non voglio rischiare perché poi sbagli di un metro la frenata e ti trovi sul muro direttamente. Ok, il traction control era già spento. Io ho il terrore di quando andremo a Macau, che non ho mai fatto, onestamente. E là i muri, cioè la strada è molto più stretta. E stacca! Cazzo! No, come puoi darmi un secondo se sono andato lungo? Me lo devi spiegare. No, stavolta addirittura vado non un secondo, vado sul palo. Lo scivolamento del posteriore. Guardate le molle, ragazzi, come soffrono su questo circuito. Guardate, guardate, boom, boom, troppi bumps. Molto bene. Sarebbe stato bello se avessero messo le man. Oh, ho sbagliato direzione della curva. Pensavo che andasse a destra. Attenzione, rischio. Sentite i gabbiani. Attenzione, ancora rischio. Andiamo tranquilli che tanto abbiamo una quaresima di vantaggio. Voilà. Ok, siamo entrati nell'ultimo giro. Un cazzo di marciapiede, cioè non ne ho preso solo uno, però a velocità ridotta. Però è bello sto circuito, eh. Non oso immaginare con le superbike che vanno a 320 all'ora. Mamma mia! Urla la Honda, urla! Si zompa.
Arriva la curva. No, è bugia. Ora arriva la curva. Bellissimo, bellissimo. Delle sensazioni stupende, ragazzi. Nonostante questo gioco non sia il massimo del realismo, però se circuiti pieni di fossi sono stati veramente realizzati bene. Complimenti alla Milestone. Dorici secondi su Takahashi. Mamma mia, neanche l'ho vista arrivare la curva, ho frenato a istinto. Voglio vedere dal casco, voglio vedere dal casco. È impressionante, non si vede quello che è davanti. Vai a memoria. Sì, vabbè. Non voglio vedere più dal casco, ragazzi, ho cambiato idea. Rischio. Adesso. Potevamo aspettare un altro po'. Abbiamo guadagnato sto giro su Takahashi. Cioè, solo con questa gara l'episodio è uscito quasi di 12 minuti. Cioè, solo questo video con questa gara. Attenzione a non finire di nuovo sul marciapiede. Cane. Ragazzi, è uscito più di 15 minuti il video. Però abbiamo quasi finito, anzi abbiamo finito. Questo è il rettilineo principale. Andiamo a vincere. Mamma mia, che gara, che gara. Abbiamo fatto pure un token. Cioè, ho fatto una sfida giornaliera. Mamma mia, va bene, va bene. E allora, ragazzi, ultima gara di giornata dell'episodio qui a Nürburgring. Guardate l'energica. No, non è energica perché è il motore termico. È una speed triple. Che cazzo di casco ti sei messo, zio? Si sente il rumore dell'energica. Sta arrivando. Eccolo.
macello. Disastro. E vabbè, però questa moto, a differenza delle altre Yamaha provate, tende sempre ad allargare un po' troppo la traiettoria. Lungo. Piano. Usiamo un po' il controllo di trazione. Corre l'energica, eh? Attenzione! Scusi, l'ho leggermente spostato. Stabile in frenata la nostra R1. Piano, li mortacci vostri. Stacchiamo un po' più tardi. Duello. L'energica si insinua. Dentro. Vabbè, 4 decimi di penalità. Poi c'è la Triumph che mi tocca il posteriore mentre curvo. Scusi Simonotti, vorrei passare, posso? Grazie. L'ultimo giro, dai. Questa classe è tosta, eh. E qua al limite ci è andata bene. Oh, attenzione. Non deve scappare, non deve scappare. Dai, cacchio. Non posso essere battuto da una cacchio di moto elettrica.
superiamo qui. Ci proviamo almeno. Dentro. Non proprio pulito questo sorpasso, ma va bene tutto. Tanto fino a quando rimane in seconda posizione. Mi scusi, signora energica. A posto. Grande così. Va bene ragazzi, allora noi ci vediamo nel prossimo episodio con l'ultima gara della R1, o le ultime due, non ricordo. Mi sa l'ultima. Fatemi controllare. Mi sta piacendo molto questo gioco, devo dire, anche se certe volte è abbastanza ripetitivo. No, due gare, va bene, allora ci vediamo.